Nonostante questo grave handicap, i milanesi andavano in vantaggio dopo 5 minuti su tiro di Jair e infortunio di Ginulfi, che si lasciava sfuggire la palla tra le gambe. Un gol simile Jair l'aveva già segnato al Benfica nel 65 nella finale della Coppa dei Campioni. Dopo questa rete abbastanza fortunosa, che rivediamo, l'Inter ha avuto un buon momento, ma come detto il suo è stato un gioco a sprazzi, tanto che la Roma ha potuto tenere validamente testa ai milanesi sul piano del ritmo. Poi era proprio Mazzola a portare nuovamente in vantaggio l'Inter, sfruttando un tocco di testa di Facchetti su calcio d'angolo. Non c'è dubbio che, mancando Boninsegna, la prestazione di Mazzola diviene determinante, vuoi perché in squadra non ci sono altri uomini gol, vuoi perché lo stesso capitano può richiamare su di sé, per la sua pericolosità, l'attenzione di più avversari.